Benvenuti ad un nuovo appuntamento con il Momento Sport del lunedì che apriamo con il calcio, iniziando proprio dalla Lega Pro, la Serie C, che ha visto vittoriosa la Virtus Entella sul campo della Pistoiese per 2-0. Le reti al quarto minuto di gioco di Ardizzoni e al 54esimo di Mancosu. Non era una partita semplice con i toscani, reduci da una bella vittoria in trasferta contro il Gozzano. Boscaglia, dopo aver fatto rifiatare quasi tutti i titolari nel match di Coppa Italia di mercoledì, ha ripresentato per intero l'11 che aveva dominato il Cuneo con il ritorno di Belli e Pellizzeri e Ardizzone al posto di Eramo Febbricitante. Sentiamo le interviste realizzate a fine gara. Siamo stati bravi a passare subito in vantaggio e poi abbiamo, secondo me, arginato bene il loro furore agonistico. Si sono resi pericolosi su qualche piazzato perché comunque sono una squadra fisica. Noi secondo me potevamo raddoppiare subito, abbiamo sbagliato un gol incredibile, ma poi anche loro hanno avuto un paio di occasioni importanti. Secondo tempo ci siamo abbassati un po', ma di proposito, perché con la squadra lunga, prendendoli alti, ogni volta che giocavano palla lunga ci allungavano troppo. Abbiamo sofferto molto, molto meno, abbiamo fatto il secondo gol, secondo me abbiamo retto molto bene. Partita che poi è andata via un po' così. Loro con abbastanza palle lunghe, però ripeto, non abbiamo sofferto tanto. Secondo me è una vittoria molto importante per noi in un campo, ripeto, abbastanza molto, molto difficile. L'obiettivo sicuramente è quello di arrivare lì sopra e giocarsela fino all'ultima partita con le altre. Il mercato è andato bene, però abbiamo il problema grossissimo del recupero delle partite. Direi la verità è questa, è che abbiamo ieri visto un po' come potrebbero essere questi recuperi e vi dico la verità, mi sono messo le mani ai capelli. E quindi dobbiamo essere bravi a gestire, il mercato è stato fatto anche in questa direzione, non possiamo stare con 15-16 giocatori, ma dobbiamo avere 20. 22, tutti all'altezza, perché quando in questo campionato tu poi devi ruotare i giocatori e non sei in condizione di farlo, vai a Pistoia e becchi, vai a Cuneo e becchi, quindi bisogna stare veramente molto attenti. C'è il rispetto per tutte quante, il Piacenza ha fatto un grande giro d'andata, si è un po' bloccato nelle ultime partite, ma poi ho visto Pisa e Novara che sono rafforzate maggiormente, anche se comunque hanno avuto qualche botto d'arresto. Naturalmente la Pro Vercelli, la squadra che in questo momento subisce poco, fa anche pochi gol, però vince molte partite 1-0, una squadra abituata a lottare. Quindi queste sono le squadre che comunque, la Carrarese, che comunque gioca un calcio dinamico, abbastanza frizzante, quindi devi stare sempre molto attento. Le squadre che sono lì in questo momento se la giocheranno fino alla fine. Francesco, un gol importante che ha sbloccato una partita difficile e che poi avete avuto la possibilità di gestire nel corso sia del primo che del secondo tempo. Sì, è stato importante sbloccarla subito perché sappiamo che in questi campi poi è difficile, a mano che va avanti la partita, poi anche con la pioggia, loro sono una buona squadra, quindi sbloccarla subito è stato importante. Dovevamo gestire un po' meglio la partita e cercare di raddoppiare lì con l'occasione di Mota, però poi per fortuna Andrea ha fatto delle parate importanti e siamo riusciti a portare a casa questo risultato che è importantissimo. Ecco, perché comunque avete incontrato una squadra viva, una squadra che ha provato fino alla fine a giocarsi la sua partita e che ha avuto anche appunto le sue occasioni. Poi nella ripresa naturalmente il gol del 2-0 ha permesso di gestire molto meglio anche tatticamente. Sì, assolutamente, loro sono un'ottima squadra e sapevamo che non era facile, quindi siamo rientrati nel secondo tempo consapevoli che dovevamo stare attenti, poi siamo stati bravi e fortunati con Mancosu a raddoppiare e poi siamo stati intelligenti a gestire la partita. Ecco, questa dei cambi della rotazione comunque dei titolari può diventare da qui in avanti una componente importante visto anche il calendario dei recuperi che è appena uscito. Assolutamente, la concorrenza è importantissima in questa squadra, c'è una sana competizione, siamo tutti giocatori forti che possono giocare dall'inizio, quindi ci diamo sempre una mano sia quando non giochiamo che quando giochiamo, quindi questa è una cosa importante date tutte le partite che dobbiamo recuperare. Adesso vi aspetta un periodo un po' atipico perché domenica presumibilmente non si giocherà contro la propria Piacenza, quindi avete quasi una dozzina di giorni per preparare quello che è la partita importante, quella contro la propria Vercelli. Sì, adesso il mister ci ha concesso 2 giorni di riposo e così stacchiamo un po' la spina e poi ci prepariamo al meglio per la partita contro la propria Vercelli che sappiamo tutti che è fondamentale. Un'ultima notazione sul tuo gol, non sei, diciamo, avvezzo a segnare, è ancora più di testa.
Sì, no, ma carriera qualche gol l'ho fatto, giustamente magari avendo più continuità riesci magari a fare qualche gol in più. Il mister, devo dire che mi sta dando fiducia, mi sta facendo giocare, quindi sono contento di questo gol. Era una partita a cui tenevo particolarmente perché ancora non avevo avuto la fortuna di giocare contro la Pistoiese e comunque poi è andata bene per noi visto che abbiamo portato a casa 3 punti che sono importantissimi per il nostro campionato. E siamo stati cinici anche se nel primo tempo con l'azione di Mota potevamo andare sul 2-0 e gestire meglio la partita, però credo che alla fine nonostante le loro ripartenze dove potevamo fare un po' meglio abbiamo meritato la vittoria. Secondo me abbiamo fatto una partenza da squadra vera, abbiamo fatto 6 vittorie di fila e lì abbiamo scaricato tutta la rabbia che avevamo in corpo. E poi comunque te l'ho detto, per noi è un campionato difficile perché giocare ogni 3 giorni non è mai facile, però se continuiamo così sono sicuro che possiamo fare grandi cose. Andiamo ora a vedere che cosa è successo nel campionato di Serie D con la Lavagnese impegnata nella trasferta sul campo del Lecco Calcio. Purtroppo una sconfitta per i bianconeri andati in svantaggio al 13° del secondo tempo con rete di Danna. Il raddoppio avversario è arrivato al 24° con Segato e allo scadere della partita, al 45° del secondo tempo, la rete del definitivo 3-0 di Pedrocchi. Sospesa invece la gara che vedeva il Sesto Rilevante contrapposto al Savona e la gara è stata sospesa al quarto di gioco per un infortunio occorso all'arbitro, come vediamo nelle immagini. Quindi il Sesto Rilevante dovrà recuperare questa partita, questo derby ligure con il Savona. Invariate le posizioni in classifica, la Lavagnese 28 punti, il Sesto Rilevante a 23. Nel prossimo turno il Sesto Rilevante sarà ospite della Fezzanese, mentre la Lavagnese a Ribolo riceverà l'Arconatese. Passiamo ora al campionato di basket, parliamo del campionato di Serie D regionale, girone unico, vediamo i risultati della quarta giornata di ritorno, Scuola Diego Bologna, Basket Genova 61-64, Polisportiva Santa Caterina, Blu Sea Lavagna 65-63, Sanremo Basket Loano 51-93, Auxilium Villaggio Sport 78-65 e Valpetronio Casarza Ligure Cogoleto Basket 79-70. Siamo andati proprio a documentare la partita del Valpetronio. Come state in campo? Allora, per noi era molto importante rifarci dopo settimana scorsa che abbiamo avuto uno stop dopo 9 vittorie consecutive contro MyBasket. Abbiamo cercato di difendere forte. Loro sono una buona squadra che ci mette in difficoltà perché noi siamo grandi, loro sono piccolini. È difficile giocare. Siamo riusciti ad andare sopra all'inizio, poi complice le poche rotazioni e il loro rientro, abbiamo rischiato di nuovo andare punto a punto, ma siamo stati bravi a difendere e a buttare dentro quei 3-4 punti importanti alla fine che ci hanno permesso di vincere e continuare a sperare per un buon posto nei playoff. Soprattutto la difesa ha fatto la differenza. Sì, in questo il nostro coach è fondamentale perché dal primo giorno di allenamento ci ha messo nella testa e nel corpo la voglia di difendere, di provare a negare le sicurezze degli avversari. In questo lo ringraziamo e lavoriamo tanto per la nostra difesa e a volte si vede dai suoi frutti e siamo contenti di questo. Sei sempre molto energico in panchina. La volta che sto zitto mi possono portare a Chiavari, a Preli, nel ricovero e mi venite a portare le sigarette. È stata una bella partita, combattuta, vinta, poi alla fine c'è stato il recupero del Cogoledo. Purtroppo noi dopo 8 vittorie di fila abbiamo perso venerdì scorso a Genova col MyBasket, che è una delle 2 o 3 squadre più buone, e quindi questa era una partita molto importante. Tra l'altro all'ultimo momento abbiamo dovuto rinunciare a Magica influenzato e Sambuccetti che è via per problemi personali, quindi il calo finale, anche se chiaramente era meglio non ci fosse, ci può stare perché purtroppo abbiamo giocato in 6 tutta la partita e tenere quell'intensità difensiva che è la nostra caratteristica è molto difficile. Però i ragazzi sono stati bravi a reagire e a portare via una partita molto importante da squadra vera. In campo, Davide, non vi siete risparmiati? No, noi cerchiamo di mettere sempre in pratica i consigli e il nostro piano partita, che è quello di difendere forte, cercare di mettere gli avversari in difficoltà e poi andare di là e cercare i nostri punti di forza in attacco.
E niente, se oggi siamo riusciti per una buona parte di partita a fare quello che abbiamo preparato in settimana, e come ha detto giustamente Vittorio, era importante ripartire dopo, dopo lo stop di settimana scorsa, una vittoria importante, sofferta perché eravamo in pochi e abbiamo dato tutto ed è andata bene. Sotto canestro come andate? È una battaglia, sotto sono, come si dice, botte da orbi, perché poco spazio, campionato difficile, quando sei grande e grosso tendono sempre a legnarti un po' di più. Marchio di fabbrica, Vittorio, è sempre la difesa. Difesa, le grandi squadre si vedono dalla difesa, che l'attacco, una partita puoi avere delle grosse percentuali e altre meno, anche i grandi tiratori hanno delle giornate no. La difesa è molto più oggettiva, noi ci lavoriamo tanto, i ragazzi si impegnano e i risultati si vedono, anche se l'ultimo quarto di oggi non mi ha soddisfatto, però siamo la squadra che prende meno punti e questo poi ci aiuta. Ecco, in campo comunque abbiamo visto molti passaggi tra di voi, avete anche una difesa di squadra, ma con un attacco non siete andati male. Sì, noi cerchiamo di giocare insieme a partire dalla nostra metà campo, cioè difendere forte, negare i punti forti degli altri, ripartire e giocare di gruppo in attacco, che è molto importante per sfruttare e distribuire un po' i punti, perché di solito se c'è sempre uno che fa 20 o 30 e gli altri stanno a guardare non vinci mai. Invece noi cerchiamo di giocare insieme, abbiamo un po' di punti distribuiti, quindi direi che possiamo essere contenti della prova di oggi. Per i primi tre quarti. Coach, allora, in bocca al lupo per il campionato, l'energia dove la prendi sempre così tanta? Non lo so dove la prendo, io poi stanotte prima di addormentarmi la rigioco due o tre volte come sempre, però ho detto, la volta che sono lì seduto tranquillo devo smettere. Una partita combattuta fino all'ultimo, a un certo punto sembravate fuori partita, avete recuperato 76-70, insomma avete messo in difficoltà il Casarza. Sì, ma contavamo comunque di non mollare fino alla fine, di rientrare, sapevamo che era una partita dura ma c'era ancora tempo. Purtroppo momenti decisivi, abbiamo fatto qualche errore in più, loro sono stati bravi, hanno avuto continuità in attacco e quindi noi non riuscendo a limitarli è stato duro recuperare poi fino negli ultimi minuti. All'inizio del secondo tempo forse avete concesso qualche tiro da tre. Sì, abbiamo concesso anche altre cose, anche molti backdoor, qualcuno della soluzione facile dentro l'area che normalmente non facciamo, però evidentemente sono stati più bravi loro. Il coach è contento della stagione? Al momento sì, sono contento, c'è da lavorare, vediamo poi alla fine, lo sprint finale si fa a marzo. Abbiamo visto anche diversi giovani interessanti in campo. Sì, sono un bel gruppo di giovani, sono tutti ragazzi di 20 anni, a parte dei nostri tre storici, quindi il futuro è loro, devono lavorare e avere fiducia. Parliamo ora di pallanuoto, iniziamo dal campionato di serie A1 femminile, vittoria del Rapallo Pallanuoto che nella seconda giornata di ritorno del campionato incontrava fuori casa la Bogliasco Bene, 7-6 per le rapallesi, il risultato finale della partita maturato nei quattro tempi con i seguenti parziali, 2-3, 3-1, 1-2, 0-1, un derby avvincente in cui è stata decisiva la rete di Carolina Marcialis nella quarta frazione di gioco. Per quanto riguarda la pallanuoto maschile, iniziamo con la serie A2 e la bella vittoria del Lavagna 90 nella trasferta nel Vasca del Bologna. I lavagnesi hanno battuto i padroni di casa per 10-5. Il Lavagna 90 parte subito con un gran primo tempo che chiude in vantaggio per 3-1, poi controlla la gara rintuzzando tutti i tentativi di rimonta degli avversari, fissando il risultato finale su 10-5 a proprio favore. La squadra di Andrea Martini consolida il terzo posto in classifica, quota 18 punti e guarda la prossima gara. Sabato 9 febbraio alle 17 nella piscina del Parco Tigullio di Lavagna sarà ospite la capolista Vela Ancona per il big match della giornata del girone nord di serie A2. In serie B invece, sempre per quanto riguarda la pallanuoto, non c'è un risultato positivo per quanto riguarda la Chiavari di nuoto che ospitava l'Arenzano. La partita si è conclusa sul risultato di 7-11 per gli avversari. Decisive la prima e la terza frazione di gioco, questi risultati parziali 3-4, 3-3, 0-3 e 1-1. Vittoria invece per la Rapallo Nuoto che ospitava il Vigevano, la gara si è conclusa con il risultato di 6-4 per i rapallesi che allungano
allungano la classifica portandosi a 7 punti. Fanalino di coda invece il Chiavari fermo ad un punto. Andiamo ora a parlare di scherma, perché nel fine settimana nell'impianto sportivo San Martino di San Salvatore si sono disputate le gare del campionato regionale assoluti e Gran Premio giovanissimi sciabola, fioretto, spada maschile e femminile. Questi i risultati per categoria: nella categoria bambine fioretto femminile prima classificata Aglaia Tassano, nella categoria giovanissime spada femminile terza classificata Chiara Bavestrello, nella categoria allieve spada femminile terza classificata Carlotta Conte, nella categoria giovanissimi spada maschile quinto classificato Gabriele Repetto, nella categoria giovanissimi fioretto maschile terzo classificato Lorenzo Tabone e nella categoria assoluti spada femminile terza classificata Alice Cassano. Naturalmente i risultati si riferiscono agli atleti della Chiavari Scherma. Vediamo le interviste realizzate nel corso delle gare. Come stanno andando questi campionati? Ma stanno andando molto bene, siamo soddisfatti anche per la partecipazione, perché nonostante il maltempo diciamo sono arrivati quasi 200 persone in questo weekend di sport. Si tratta appunto del campionato regionale assoluto per oggi, domani il Gran Premio giovanissimi, nell'ambito di una nuova collaborazione che è nata tra Chiavari Scherma e il Comune di Cogorno, che ha messo a disposizione questo centro polisportivo e che ci ha consentito di organizzare questo evento. La Chiavari Scherma organizzatrice. Sì, assolutamente. In questa fase dove il palazzetto dello sport a Chiavari sarà oggetto di lavori di ristrutturazione, è stato un po' un impegno nostro quello di trovare delle strutture alternative sul territorio che consentono nuove collaborazioni, consentono anche di proporre la scherma sul territorio, anche nell'entroterra. Un evento sportivo, ci rendiamo conto che è un'opportunità chiaramente per i singoli sportivi, per l'associazione, ma anche per tutto il territorio, perché è capace veramente di creare un indotto positivo per tutto il territorio e portare e promuovere valori sportivi, che è sicuramente un impegno di tutti noi. È un po' una novità per il Comune di Cogorno. Assolutamente sì, è la prima volta che abbiamo nel nostro comune una manifestazione di questo livello, perché è un campionato regionale di scherma e in effetti vedere questo palazzetto con le pedane, questi schermitori, effettivamente anche per noi è una novità assoluta. Ringraziamo la Chiave di Scherma per questa opportunità e sicuramente diciamo non sarà l'unica, perché abbiamo già avviato una stretta collaborazione e probabilmente potrebbe essercene altre manifestazioni più avanti. Da sportivo, come vedi questo sport dalla scherma? Sicuramente è uno sport che seguo solo diciamo in televisione, perché non l'ho mai praticato e non lo conosco, infatti mi sono fatto un po' spiegare le regole, che non sono facili, però devo dire molto bello, molto attraente, c'è sempre tanto agonismo, poi essendo singolo diciamo in effetti uno contro l'altro ed è bello effettivamente, poi per me che sono sportivo qualunque sport è bello effettivamente. Sulla pedana ci sono sempre tantissimi gesti e emozioni atletiche. Certamente, è bello. Quando uno si è sopra la pedana è come essere sul campo da tennis o in piscina a pallanuoto, come ero io ex giocatore. E quindi rivivo comunque quelle emozioni. Alice, come ti trovi su questo campo? Gioco in casa, quindi bene, sono molto tranquilla e quindi sono a 10 minuti da casa mia. È la prima volta che capita, non succede sempre, di solito viaggio molto e quindi è buono giocare in casa ogni tanto. Sei in forma oppure no? Sì, dai, le gare per ora stanno andando bene, cerco di fare sempre di più, però la forma c'è, dai. Questo è un campionato regionale. Sì, diciamo che sono abituata ad altre gare, quindi questo l'ho preso un po' come allenamento, è un modo per affrontare persone sia della mia età che più piccole, anche più grandi, e quindi lo prendo come allenamento per migliorare giorno per giorno. Allora per la stagione il proseguo? Allora c'è la seconda prova open e appunto di qualificarmi per la finale assoluta e poi abbiamo i campionati italiani A1 a squadre a Palermo a giugno e
E poi abbiamo, cioè io ho dei circuiti europei da fare per cercare una convocazione per l'Europeo Under 23. In questa nuova palestra, la pedana qua a San Salvatore per la prima volta, come ti sei trovato? Ma bene, un palazzetto comunque molto intimo, quindi non c'è tanto caos, si sta bene, fa caldo, quindi è intimo e mi piace. Per quanto riguarda il Tigullio occidentale, il fine settimana è stato animato dalla mezza maratona delle Due Perle, la gara podistica che si disputa a Santa Margherita Ligure, 500 podisti al Via Domenica per la mezza maratona che a seguito degli eventi meteorologici delle scorse settimane ha avuto un percorso ridisegnato attraversando anche il quartiere di San Siro. Quindi una gara sempre suggestiva che ha portato molte presenze in città. Questa era un po' l'aspettativa degli organizzatori, quelli di valorizzare anche questo ambiente naturale che è stato fortemente messo alla prova dagli eventi della mareggiata dello scorso ottobre. Per quanto riguarda la parte agonistica, Premien Manirafasa del Ruanda e l'azzurra Valeria Straneo del Laguna Running hanno vinto la gara di domenica, la 14ª, quindi mezza maratona delle Due Perle, con un percorso che per quanto riguarda il ruandese si è compiuto in 1 ora, 4 minuti e 32 secondi, mentre l'azzurra ha fatto il percorso in 1 ora, 18 minuti e 2 secondi. Questo è stato il risultato, diciamo, dal punto di vista agonistico, ma il grande significato sportivo e morale era quello appunto di rilanciare un territorio ferito dalla mareggiata. E per quanto riguarda i liguri, al traguardo, dobbiamo segnalare Savio e Pronzati con 1 ora 10 minuti e 21 secondi e 1 ora 10 minuti e 45 secondi. Questi sono i due migliori piazzamenti per quanto riguarda gli atleti liguri. Concludiamo ora con il nuoto. Il Tigulino Edoardo Stocchino, portacolori della nuotatori genovese delle Fiamme Oro, ha conquistato il terzo posto nella 45ª maratona acquatica disputata nel porto di Santa Fe in Argentina. L'atleta cogordino, partito per affrontare la gara di 57 km, si è ritrovata a gareggiare per una competizione in versione ridotta a meno di un terzo. Il percorso di gara, poche ore dal via, è stato ridotto a causa dell'eccessiva altezza delle acque dei fiumi che, secondo il comitato organizzativo, non garantivano le condizioni di sicurezza necessarie per i nuotatori. Il nuovo percorso è stato così allestito nel porto di Santa Fe con un circuito da percorrere 6 volte per un totale di 15 km. Stocchino è stato nel gruppo di testa per tutta la gara con gli altri italiani Ercoli e Ghettini, il macedone Pop Acev e il brasiliano Evangelista. Allo sprint finale sono gli italiani a prendere il largo con il genovese Francesco Ghettini alla sua prima Santa Fe Coronda a toccare davanti a tutti con 3 ore 19 minuti e 68 centesimi. Il tempo per quanto riguarda Stocchino è di 3 ore 19 minuti e 3 secondi. Vittoria italiana anche tra le donne con Barbara Pozzobon. Si chiude così la edizione atipica della Santa Fe che ha dato inizio all'edizione 2019 per quanto riguarda questa competizione di cui è campione in carica proprio Edoardo Stocchino. La prossima tappa sarà il 9 febbraio sempre in Argentina con la 21ª maratona acquatica Città di Rosario. Si conclude così questa edizione di Momento Sport, l'appuntamento è nel corso della settimana. Arrivederci.